Colonnello, quando ci sono delle componenti essenziali, in questo caso Arma dei Carabinieri e Procura della Repubblica, è chiaro che si arriva poi all'obiettivo finale. E per noi è importante anche arrivare alle radici del fenomeno. Sradicare il fenomeno è più importante del singolo arresto o del singolo episodio. Per cui individuare delle piantagioni, svellere i depositi di questi ingenti quantitativi vuol dire impedire che il fenomeno attecchisca e si sviluppi, che è a mio avviso un risultato più importante poi del numero di arresti o delle persone che poi, alle quali poi attribuire la responsabilità. Noi abbiamo fatto anche dei sequestri di piantagioni senza arrestare nessuno, però abbiamo tolto di mezzo le piantagioni. Fare consumo di droga, in questo caso di cannabis, è come se fosse un'abitudine tollerabile, però è chiaro che muove ingenti somme di denaro. È quello di cui troppo spesso l'opinione pubblica sembra non rendersi conto, non percepire. Il singolo consumo, il basso costo di questo stupefacente genera enormi introiti e scatena grandissimi interessi criminali, oltre che pregiudicare il futuro dei nostri giovani e delle future generazioni. Maggiore, lei durante la conferenza stampa ha sottolineato che in determinate operazioni di polizia giudiziaria alla ricerca di coltivazioni avete trovato anche una vigilanza armata. In quale specifico momento e come si è articolata? Guardi, la vigilanza armata si è trovata col fatto che spesso questi soggetti si accampano in maniera defilata con fucili proprio per presidiare, per vigilare e dare là eventualmente l'allarme, sia perché per evitare che possano essere sottratti da altri soggetti che vogliono usufruire delle piantagioni che stanno coltivando, sia per intervenire in caso di intervento delle forze dell'ordine. Emblematico è stato il fatto di Trapani di qualche mese fa, in cui ha perso la vita il nostro maresciallo. Quindi questo dà ancora più contezza della crudezza con cui queste persone e della pervicacia con cui cercano di perseguire il loro fine criminoso. Se c'è una coltivazione così ingente di droga, vuol dire che c'è una richiesta immediata da parte soprattutto dei giovani locali. Assolutamente, per i quantitativi però rinvenuti non riteniamo sia soltanto dedicata ai mercati locali, ma sia oggetto anche di esportazione in tutta la Sicilia e forse oltre. Tant'è vero che i quantitativi calcola che determinano un abbassamento del prezzo in zona, mentre invece in altre zone della Sicilia il prezzo è ancora più alto. Quindi il quantitativo ci fa indurre che vengano portate fuori dall'area celese. Dunque un vero mercato. Sì, assolutamente.